piccola combinazione di Pilates che potremmo eseguire a casa in questo periodo in cui purtroppo siamo costretti a non fare troppa attività fisica. È una piccola combinazione che sicuramente già conoscete, nel senso che sono esercizi che già eseguiamo in palestra in modo estremamente corretto. Buon allenamento! Inspiriamo. E quindi soffiamo fuori l'aria senza dare tensione all'addome. E di nuovo inspiriamo e soffiamo fuori l'aria. E di nuovo inspiriamo e soffiamo fuori l'aria salendo con il bacino. E poi di nuovo inspiriamo e quindi soffiamo fuori l'aria salendo col bacino contando le dita dei piedi. E di nuovo inspiriamo. Soffiamo fuori l'aria, iniziamo a dare tensione all'addome, quindi lo contraiamo spingendo l'ombelico all'interno della pancia. E di nuovo inspiriamo e ancora soffiamo fuori l'aria. E ancora inspiriamo, soffiamo fuori l'aria, ci allunghiamo in avanti. E quindi ci mettiamo in quadrupedia e iniziamo a muovere la schiena, dandogli un pochino di mobilità, mantenendo lo sguardo sempre fra le mani e all'addome. Lo sguardo fra le mani e all'addome. E ancora, sguardo fra le mani e all'addome. Sguardo fra le mani, lo manteniamo, facciamo forza sulle dita dei piedi, quindi ci ritroviamo nella nostra posizione di plank. Facciamo ben forza con le braccia, contraendo sempre l'addome, allungando bene la testa e quindi inspiriamo e soffiando fuori l'aria scendiamo con le ginocchia senza toccare a terra e quindi di nuovo inspiriamo, soffiamo, controlliamo l'addome, le ginocchia scendono sfiorando a terra e di nuovo inspiro e quindi si soffia, inspiro, di nuovo si soffia fuori l'aria e ancora inspiro, soffio fuori l'aria. Inspiro, saliamo con il bacino fino a portare lo sguardo alle ginocchia e quindi soffiamo fuori l'aria, ritorniamo in plank e scendiamo con le ginocchia. Quindi di nuovo inspiro e quindi soffio, controllo l'addome e ancora inspiro, soffio controllando l'addome, ancora inspiro. Soffio controllando l'addome, lo sguardo sempre alle mani, ancora una volta inspiro, soffio fuori l'aria e piano piano ritorno con le ginocchia a terra e quindi allungo una gamba alla volta, contraendo la coscia, contraendo il gluteo. E proviamo ad allungare la gamba e spostare in alto il braccio e lo sguardo, quindi torniamo a terra, inspiriamo e soffiando fuori l'aria allunghiamo l'altra gamba, contraiamo la coscia, lo sguardo alla mano, quindi di nuovo soffio fuori l'aria, controllo l'addome, ancora inspiro e soffio fuori l'aria, controllo l'addome e quindi di nuovo inspiro, soffio fuori l'aria e quindi controllo l'addome. E adesso combiniamo i due esercizi. Inspiro, soffio fuori l'aria, controllo l'addome. Inspiro, salgo con il bacino, lo sguardo alle ginocchia. E quindi soffio fuori l'aria scendendo lentamente con le ginocchia a terra. E di nuovo inspiro, ripeto sull'altro lato. Soffio fuori l'aria, controllo l'addome, inspiro, salgo con il bacino, spingo bene con le braccia, lo sguardo alle ginocchia e quindi soffiando fuori l'aria riporto le ginocchia a terra e ripetiamo ancora inspiro e quindi soffio fuori l'aria, controllo l'addome, inspiro, salgo con il bacino, soffio fuori l'aria e ancora inspiro. E quindi soffio fuori l'aria, inspiro, salgo con il bacino e ancora soffio fuori l'aria e ancora inspiro, soffio fuori l'aria, inspiro
Soffio fuori l'aria, scendo lentamente, porto il bacino sui talloni, il dorso dei piedi poggiati a terra e quindi piano piano srotolo la schiena e di nuovo inspiro e di nuovo soffio fuori l'aria controllando l'addome e ancora inspiro, soffio fuori l'aria, arrotondo la schiena, guardo la pancia e di nuovo inspiro, soffio fuori l'aria e controllo l'addome. E ancora inspiro, soffio fuori l'aria e controllo l'addome. E ancora una volta inspiro, soffio fuori l'aria, controllo l'addome, sposto le braccia in avanti e indietro, dolcemente, senza dare tensione alle braccia, senza dare tensione all'addome. Lasciamo morbide, morbide, tanto per dare un pochino di mobilità alle spalle. Quindi inspiro e soffio fuori l'aria, salgo con le braccia e ancora inspiro, soffio fuori l'aria, salgo con le braccia dietro, arrotondo la schiena, mi vado a guardare l'addome e quindi inspiro e ancora soffio fuori l'aria, arrotondo bene la schiena fino a portare la fronte alle ginocchia e quindi ripetiamo, inspiro, soffio e arrotondo e quindi inspiro e di nuovo soffio e arrotondo, inspiro e ancora soffio e arrotondo, inspiro, saliamo con le braccia, soffio fuori l'aria e scendiamo fino a trovarci in posizione seduta, quindi allunghiamo bene le gambe, allunghiamo bene le braccia in alto e ci direzioniamo allungandoci più possibile con il busto verso le cosce. Quindi rimaniamo chiusi, iniziamo a sentire tensione nella parte posteriore delle gambe. Inspiriamo facendo scorrere le mani a terra e portando i nostri piedi a martello. Quindi nel soffiare fuori l'aria allunghiamo le gambe, bene, i piedi. E ancora inspiriamo, i piedi sono a martello, soffio fuori l'aria, addome in tensione, il dorso dei piedi allungato e ancora inspiro e ancora soffio fuori l'aria, allungo il dorso dei piedi che si allunga, la schiena che scende poco poco di più. Cerchiamo ogni volta di acquistare anche pochi millimetri e cercando proprio di arrivare il più possibile con la fronte verso le ginocchia. E quindi di nuovo inspiriamo, di nuovo soffiamo fuori l'aria e ci allunghiamo, ripetiamo ancora una volta, inspiro, soffio fuori l'aria, controllo l'addome, inspiro, allontano un pochino le mani oltre i miei glutei e salgo con il bacino fino a portare lo sguardo al soffitto. Quindi scendo con il bacino e mi allungo di nuovo con il busto verso le cosce. E quindi riparto, inspiro, salgo con il bacino, soffio fuori l'aria, allungo, soffio fuori l'aria, ancora di nuovo inspiro, salgo con il bacino, soffio fuori l'aria, ombelico all'interno dell'addome e ancora inspiro, il bacino sale, soffio fuori l'aria, l'addome si contrae. E ancora inspiro, soffio fuori l'aria e l'addome di nuovo si contrae. E ancora una volta inspiro, soffio fuori l'aria, scendo e inspiro e vado dietro con la schiena arrotondandola come se volessi formare la lettera C tra le gambe e tra le braccia. E quindi inspiro. E quindi soffio fuori l'aria, arrotondo la schiena, ombelico nella pancia, i piedi premono uno contro l'altro, quindi abbiamo tutta la parte interna delle cosce ben attiva. Inspiro e soffio fuori l'aria, premo con le gambe, controllo l'addome, di nuovo inspiro e quindi soffio fuori l'aria, arrotondo la schiena e quindi inspiro, porto i piedi a martello, soffio fuori l'aria, premo con i piedi, controllo l'addome. Di nuovo inspiro e soffio fuori l'aria e ancora inspiro, proviamo ad usare un pochino di più e quindi scendiamo un pochino di più fino a appoggiare la zona lombare a terra
Inspiro. E di nuovo soffio fuori l'aria, premo con le gambe, controllo l'addome, zona lombare a terra, e quindi di nuovo inspiro. E ancora soffio fuori l'aria, tengo con le gambe. Inspiro. E quindi soffio fuori l'aria, scendo lentamente fino a appoggiare tutta la schiena a terra. E quindi a questo punto ruoto con le braccia. Ruotiamo e nel ruotare saliamo di nuovo e di nuovo scendiamo, arrotondo, scendo con le braccia lunghi i fianchi e di nuovo salgo con la testa e le spalle, tutta la schiena che segue il movimento e di nuovo scendo, arrotondo, salgo. Poi di nuovo mi allungo in avanti e qui ci fermiamo. Acquistiamo qualche millimetro, cerchiamo di avvicinare il più possibile il busto alle cosce. Rilassiamo un pochino i piedi, ogni tanto cambiamo la posizione delle punte distese per evitare che vengano i crampi. E quindi di nuovo saliamo con la schiena. Di nuovo ci sistemiamo allungando bene le gambe, pressione dei piedi una contro l'altro, andiamo dietro con la schiena fino a appoggiarla totalmente. E scendiamo con le braccia lungo i fianchi, alterniamo una gamba e poi l'altra. La alterniamo, siamo ancora qui, ancora allunghiamo. E adesso la gamba si flette, si stende, scende lentamente a terra allungandosi, si flette, si stende, scende allungandosi. Ancora, inspiro, soffio fuori l'aria. Inspiro, soffio fuori l'aria. Inspiro, soffio fuori l'aria. La gamba scende, la testa e le spalle salgono e quindi inspiro e saliamo. E ancora, inspiro, salgo con la testa e le spalle, lo sguardo ai piedi, e ancora, inspiro, e soffio fuori l'aria, inspiro, e ancora, soffio fuori l'aria, di nuovo, inspiro, non dimentichiamo l'ombelico che spinge sempre all'interno dell'addome, ancora due volte, inspiro, e soffio fuori l'aria. Inspiro, soffio fuori l'aria, rimango in pressione con i piedi uno contro l'altro. E quindi facciamo piano piano scorrere le gambe a petto, quindi le stendiamo, afferriamo con la mano destra, con le mani il ginocchio destro e quindi andiamo di seguito a fare tutti i cambi di gambe, tenendo bene con l'addome, ombelico nell'addome. Respiriamo normalmente, ma non perdiamo la contrazione dell'addome. Quindi ci fermiamo, richiamiamo le gambe, le flettiamo, saliamo piano piano su, sono le gambe che ci tirano. E di nuovo soffiando fuori l'aria, arrotondiamo la schiena, saliamo con le gambe, afferriamo di nuovo il ginocchio destro, la gamba sinistra scende e di nuovo tutti i cambi di gambe. Respiriamo, addome contratto, addome in tensione. Ci fermiamo di nuovo, allineiamo le gambe, le flettiamo, di nuovo facciamo in modo che le gambe ci tirino la schiena e ripetiamo ancora una volta, soffiamo fuori l'aria, saliamo con le gambe, afferriamo la gamba destra, ancora una volta tutti i cambi di gambe, almeno sono 20 cambi di gambe. Quindi afferriamo la gamba destra, la sinistra la richiamiamo, flettiamo, piano piano ci ritroviamo seduti e soffiamo fuori l'aria fino a stendere le braccia. E di nuovo inspiro,
E quindi soffio fuori l'aria, stendo le braccia, allungo la gamba. Inspiro. E di nuovo ritorno dietro, arrotondo la schiena, sollevo l'altra gamba facendo in modo che le due ginocchia siano sempre alla stessa altezza. E quindi di nuovo inspiro. E ancora soffio fuori l'aria. E ancora inspiro. E ancora soffio fuori l'aria, arrotondiamo la schiena. Inspiro, soffio fuori l'aria. Inspiro, soffio fuori l'aria, ruoto il busto e vado a seguire con la mano, con lo sguardo, la mano che va all'esterno. Quindi inspiro e quindi soffio fuori l'aria. Quindi inspiro e quindi soffio fuori l'aria. Inspiro. E soffio fuori l'aria. Inspiro, ancora soffio fuori l'aria, il busto fa una piccola torsione. Inspiro, ancora soffio fuori l'aria. Ripetiamo ancora una volta. Inspiriamo, soffiamo fuori l'aria. Inspiriamo, allunghiamo le braccia, stendiamo le gambe e quindi di nuovo ci andiamo a chiudere. E piano piano saliamo, pieghiamo le gambe, chiudiamo i nostri occhi e cerchiamo di rilassare le spalle. Cerchiamo di distanziare le due arcate dei denti. Facciamo delle respirazioni profonde fino a che il nostro battito cardiaco ritorna nella nostra normalità. Quando il nostro battito cardiaco si è tranquillizzato, allora apriamo gli occhi. Vi auguro un buon allenamento, spero di rivedervi presto, buon pomeriggio!